Numero 13, a prima firma Rizzo, contrario. Numero 14, a prima firma Mucci. Mucci, contrario. Ordine del giorno numero 15, a prima firma Bernini, contrario. D'accordo, la ringrazio, sottosegretario. Allora, quindi andiamo agli ordini del giorno. Il primo era Carrescia, parere favorevole, quindi andiamo avanti. Due era Frusone, parere favorevole, quindi immagino che procediamo. Parere 3, Vito, parere favorevole, andiamo avanti. 4, Tofolo, parere contrario, lo vuole in votazione, deputato? Non mi date riscontro? Sì, Sì? Chiede di votarlo. Allora dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno 4, Tofolo. Parere era contrario. Allora, ci siamo. A posto, hanno votato tutti i colleghi. No. Dalperti. Ha votato? Bene. No. Petrenga. Ok, allora ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 84, contrari 310, la Camera respinge. Siamo al 5 del Grosso qui a favorevole con riformulazione. Accetta la riformulazione? Va bene, allora andiamo avanti. Il 6, Spadoni, anche qui a favorevole con riformulazione. Deputata, va bene? Chiede. No, andiamo avanti, andiamo avanti. Sibilia è favorevole, andiamo avanti. L'8 grande favorevole, andiamo avanti. 9 corde favorevole, andiamo avanti. Il Di Stefano, numero 10, parere contrario. Chiede di intervenire, prego. Grazie Presidente. Abbiamo già detto ampiamente durante le dichiarazioni sugli emendamenti che quello che ci stupisce di questa missione è che è una semplice missione militare, questo non lo diciamo noi, ma si evince, basta leggere anche le carte. Ripeto, saranno coinvolte la porta aerea Cavour, una dozzina di sottomarini, aerei e compagnia bella. Noi quello che chiediamo in questo ordine del giorno, che mi sembra di una